con Salvatore che stava salutando tutti quanti e cominciamo a chiamare Gianni Coracione, che è colui che avrà la conduzione di questa seconda puntata della Valle dell'Agip. Puoi chiamare anche Maurizio Bolognetti. Ecco, Gianni è già in linea. Ciao Gianni. Ciao, Ecco, chiamiamo anche Maurizio, aggiungiamo anche Maurizio a questa conversazione. Gianni, devi abbassare il volume, devi togliere il volume alla web TV. Puoi chiamare anche Maurizio Bolognetti. Ecco, Gianni è già in linea. Ciao Gianni. Pronto Maurizio, ci senti? pronto? Sì, ti sentiamo Io mi benissimo. sento. Perfetto, ti sentiamo anche noi. Gianni, per favore, escludi l'audio della web TV. È un incazzata, Pronto Gianni? Pronto? Pronto Maurizio, ci senti? Scusa un Pronto? attimo Io sento, Maurizio. ma è troppo. Io mi Benissimo. sento. Purtroppo Gianni, allora, vediamo, terminiamo la chiamata con Gianni. Maurizio, scusaci, ma Gianni evidentemente ha dimenticato di escludere l'audio della Web TV. Come stai Maurizio, innanzitutto? È un po' stanco, ma bene, bene. Stanco perché sempre super attivo, oggi sei stato a Policoro, giusto? Sì, ho commesso un Eccomi, grave errore, scusate, ma avevo fatto un macello. ecco, già, ecco c'è Sì. Gianni adesso. Ecco, c'è anche Gianni Coracione, questa volta senza. Eh Eccomi, no, mi Gianni, devi sentite? togliere l'audio della Web TV, Gianni. Sì, l'ho escluso. No, non l'hai escluso. C'era un ritorno adesso. Vabbè, adesso non c'è più. Forse è troppo Ok. volume, è alto il volume delle casse, No, forse. adesso sta andando bene, perfetto. Ok, allora favoriamo anche l'inquadratura video sia di Gianni Coracione che di Maurizio Bolognetti. Comincia Che non qui, c'è ovviamente. che non c'è la Ciao webcam, Maurizio. però Ah, non noi c'era nel video, ma Maurizio. Sì, confidiamo nell'acquisto ebbene sì. di una webcam da parte di Maurizio al più presto, se no te la regaliamo noi, però te vogliamo Ecco, vedere. io è esattamente a questo voglio arrivare. Sono una carogna, dai. Ok, allora io lascio la parola a Gianni Coracione che terrà questa conversazione con Maurizio Bolognetti e a voi la parola e io interverrò quando vi saranno delle domande dalla chat. La parola a Gianni Coracione e Maurizio Bolognetti. Allora, intanto un saluto a Maurizio e quindi praticamente noi riprendiamo un discorso che avevamo già intrapreso nella puntata precedente sulla questione in Basilicata. E tanto per fare appunto un link, un collegamento con la trasmissione precedente, ecco, Maurizio, illustraci in modo abbastanza sintetico di cosa stiamo parlando, perché in chat non tutti e tutti coloro che ci seguono, anche non in chat, non so se hanno seguito la prima parte della nostra trasmissione. Beh, noi occupandoci della Basilicata abbiamo giocato un po' con le parole e credo che questo però già dovrebbe aiutarci a capire di che cosa stiamo parlando. In Basilicata attualmente viene estratto circa l'80% del petrolio che viene estratto in Italia, arriva dalla Basilicata. Quindi siamo intorno al 7%, la Basilicata copre il 7% del fabbisogno italiano di petrolio. In particolare parlo della Val d'Agri e della Val Camastra. Di recente però è stato siglato un memorandum tra lo Stato e la Regione Basilicata e in base a questo memorandum siglato si dovrebbe procedere rapidamente ad un raddoppio delle attività estrattive, cioè si parla di aumentare le attività, il greggio estratto di circa altri 90.000 barili per portarli a 200.000 barili estratti. Il problema qual è? Dato che noi non è che siamo così, contro il petrolio, pregiudizialmente non siamo contro niente evidentemente, noi amiamo ragionare sulle cose e amiamo fare delle valutazioni. Le valutazioni che abbiamo fatto sulle attività estrattive in Basilicata ci portano a dire che aver scelto questa regione, che è un unico bacino idrico di superficie, come Texas italiano, tant'è che noi scherzando definiamo ormai la Val d'Agri, non la chiamiamo Val d'Agri, ma la chiamiamo Val d'Agri. Aver deciso di trivellare in prossimità di sorgenti, in prossimità di dighe, con attività quelle petrolifere che sono per loro natura fortemente impattanti dal punto di vista ambientale e quindi poi aggiungo anche sulla salute. Abbiamo ritenuto che questo sia stato un errore e in questo momento siamo mobilitati di fronte a ottenere perlomeno una moratoria, cioè
no ai raddoppi. Questo in estrema sintesi. Sì, perfetto. Io peraltro ho visto, insomma, mi sono informato un po' sul web su qualche anche riguardo le caratteristiche anche naturalistiche, e ho letto che la Basilicata è la terza regione con, diciamo, riguardo al verde in Italia, con patrimonio, diciamo, naturalistico, florofaunistico, per estensione. Quindi in qualche modo ci sono poche metropoli, cioè città grandi, quindi insomma è una zona che dovrebbe essere tutelata da quel punto di vista più delle altre. Sì, e tanto è tutelata che per esempio il parco Lago Negrese Val d'Agri è stato ritagliato di fatto sulla base delle esigenze delle attività estrattive. Come ho già ricordato l'altra volta, qui per esempio si è verificato un caso clamoroso di contaminazione e sequestro di una sorgente a Calvello, che è la sorgente acqua dell'Abete. A monte, a poche centinaia di metri a monte di quella sorgente, c'è un pozzo dell'ENI. Questo pozzo si chiama Cerro Falcone 2. Noi siamo andati lì con le nostre telecamerine e abbiamo ripetutamente filmato la presenza di sostanze oleose presso quella sorgente. Il Corpo Forestale dello Stato, nel sequestrare quella sorgente, fa un chiaro riferimento a codici CER, traduciamo per i non addetti ai lavori: ogni rifiuto ha un codice CER. CER sta per Codice Europeo Rifiuti. Ebbene, i CER che sono stati riscontrati dal Corpo Forestale dello Stato presso la sorgente acqua dell'Abete, io uso il condizionale perché è una situazione abbastanza complicata, ma sono chiaramente, potrebbero essere chiaramente riconducibili alle attività estrattive. La sorgente acqua dell'Abete è tributaria di un importante invaso lucano, che è la diga della Camastra, e così come c'è un pozzo di reiniezione in una zona ad alto rischio sismico, e sarebbe forse interessante se i signori dell'ENI, se il ministro Prestigiacomo, se il ministro Romani, che riduce la questione petrolifera vulcana a questione di buchi per terra, mi sembra un po' riduttivo, e un pozzo di reiniezione in una zona a rischio sismico in prossimità di una diga, non credo che sia stata un'idea geniale. Trivellare in prossimità di un invaso importantissimo, che è l'invaso della Camastra, del Pertusillo, che fa parte del Parco Lagonegrese Val d'Agri, che è zona SIC, sito di interesse comunitario, che è zona ZPS, zona di protezione speciale, non credo che sia stato lungimirante. Quindi ascoltami Maurizio, da quello che sento, quindi tu mi appunto ci informi, ci dai l'informazione, la notizia triste, che si tratta quindi praticamente di un inquinamento non di superficie, ma un inquinamento che va, penetra nella crosta terrestre fino appunto ad arrivare alle falde acquifere, quindi particolarmente pernicioso anche per tutta la collettività che abita nella zona. Assolutamente sì, come dicevo prima, la Basilicata può essere considerata un unico bacino idrico di superficie e di profondità. C'è una ricchezza enorme in questa regione che tra l'altro fornisce acqua anche alla vicina Puglia, che è appunto il loro bianco, è l'acqua. Allora, quando, lo ripeto per l'ennesima volta, nel 21 gennaio del 2010 analisi indipendenti commissionate ai radicali riscontrano e circoscritte, perché non avevamo di soldi a disposizione, abbiamo speso circa 650 euro per monitorare certi inquinanti, poi oltre a trovare merda all'interno dell'invaso, che ci riconduce alla questione del cattivo funzionamento della rete di depurazione, all'interno di quell'invaso troviamo anche una sostanza che si chiama bario in un quantitativo tre volte superiore a quelli che sono i limiti previsti per la categoria 3, sulla cui base vengono classificate la qualità delle acque invasate nelle dighe. Il bario è una delle 20 o 30 sostanze riscontrabili nei fanghi di perforazione, perché per facilitare le perforazioni le compagnie petrolifere utilizzano fanghi. Questi fanghi hanno una composizione chimica, ci trovi mercurio, ci trovi bario, ci trovi altre sostanze. Per osmosi, diciamo così, che la probabilità che questi fanghi trasmigrino e quindi poi rischiano di entrare attraverso un certo tipo di situazioni anche nella catena alimentare, direi che è abbastanza alto. Allora,
Questa è la situazione. Poi di recente ancora nuove analisi indipendenti, queste si risalgono un paio di mesi fa, sempre nell'invaso del Pertusillo, hanno riscontrato la presenza di metalli pesanti e anche la presenza di idrocarburi ciclici aromatici. Quindi insomma la situazione direi che è questa. Sì, praticamente è uno scenario, se non sbaglio, che si verifica forse con dimensioni maggiori, ma insomma nella sostanza se non sbaglio in Africa, alle foci del Congo, se non sbaglio, dove praticamente ci sono informazioni da parte appunto di major internazionali, di non so adesso non quali siano, ma insomma sono gli Stati Uniti che perforano. In Nigeria credo che ci sia l'ENI, non vorrei sbagliare. Anche sì, ma no, dicevo che dove poi tra altre cose lì si è sviluppato un vero e proprio un'organizzazione di resistenza che è anche scesa in qualche modo sul piano anche di situazioni di azioni di fatto abbastanza violente per la difesa di questa zona, da cui tra le altre cose non riescono neanche a ricevere neanche un minimo beneficio risarcitorio economico, e quindi sono appestati e impestati da questi sversamenti su tutto quanto il territorio, e senza neanche poter in qualche modo avere un risarcimento, diciamo. Esattamente, un ristoro. Ammesso che poi possa bastare, certo. I danni ambientali e il riflesso di questi danni sulla salute umana possono in qualche modo essere ristorati, diciamo così. Certo, io credo che la scelta della Basilicata non sia stata casuale. Io non credo che, penso che anche in altre zone d'Italia, probabilmente se andassimo a trivellare, si potrebbe trovare la stessa ricchezza che è stata trovata in Basilicata. È che la Val d'Agri, io secondo me in Val d'Agri, oltre ad aver fatto un'indagine antropologica, hanno fatto anche una valutazione ben precisa di costi e benefici, e probabilmente temo che nei costi che qualcuno è disposto a pagare ci siano rientrati i 30.000 abitanti della Val d'Agri, e magari gli abitanti di Viggiano piuttosto che quelli di Cometo Nova, siamo pochi, e quindi io credo che sia stata fatta anche questa valutazione. Certo, lo ripeto, nelle varie valutazioni che sono state fatte non è rientrata la considerazione dell'impatto che le attività estrattive potrebbero avere e se stanno avendo sulla risorsa acqua. Qui evidentemente non ricorriamo né al macete né scendiamo in piazza con le armi, certo però sta crescendo la sensibilizzazione della popolazione, perché è davvero inaccettabile che oltre tutto non siano stati fatti, e lo ripeto, adeguati monitoraggi di tutte le sostanze inquinanti che vengono immesse in atmosfera e anche sulla matrice ambientale terra e sulla matrice ambientale acqua dal centro Oli di Viggiano, che è un centro di desulfurizzazione del petrolio che viene estratto, che essendo per sue caratteristiche qualitativamente non eccelso è ricco di zolfo e deve quindi subire un primo processo, diciamo così, di raffinazione, ma questo comporta l'immissione in atmosfera di una serie di sostanze che vanno, sono COV, benzene, H2S e chi più ne ha più ne metta, e tutte sostanze che se andiamo a vedere hanno effetti nocivi. Per esempio, io ti leggo questo: il benzene è un cancerogeno riconosciuto che danneggia in modo particolare il sangue, il midollo osseo, le cellule germinali. Poi abbiamo gli IPA. Ormai gli effetti nocivi degli IPA sono assolutamente riconosciuti. Abbiamo anche l'emissione in atmosfera di PM5, che anche essi sono abbastanza pericolosi. Però insomma tutti questi inquinanti sono stati monitorati. Allora Maurizio, ascoltami, non so se ci sente Roberto. Roberto ci sente? No, non lo so, non ci sente. Guarda, proprio su queste cose che stavi dicendo, vi sento, avevo solo chiuso il microfono. Ok, vuoi fare tu le domande che vengono dalla chat, che proprio questo argomento di cui stava parlando adesso. Sì, ma c'era Ass84 che proprio, esattamente, mentre Maurizio parlava, Ass84 faceva proprio questa domanda. In un certo senso ha già risposto, però la leggo. Una domanda al signor Bolognetti: pensa che l'estrazione petrolifera con la conseguente fuoriuscita di veleni di metalli pesanti possa essere fonte di un'alta mortalità per tumori? Se sì, pensa che si debba intervenire? Quindi
stavi appunto rispondendo, Maurizio, giusto? Stavi Beh, dicendo proprio questo. intanto ringrazio Ass84 della domanda. Beh, assolutamente sì. Non a caso siamo stati con Elisabetta Zamporizzi e Mario Staterini e i compagni radicali a manifestare qui al Ministero della Sanità il 6 giugno. Abbiamo insegnato a. Sì, poi parliamo anche di quello, Maurizio. Dopo, questo volevo sollecitarti dopo. E questa è la risposta. Siamo No, stati qui a è fare riappello. importante anche la seconda parte, cioè pensi che bisognerebbe intervenire chiedendo, adesso non so se poi con quale aspettativa, una rimozione totale oppure un rispetto di certe normative, oppure sostenere un'incompatibilità proprio ambientale a questo tipo di estrazioni? Beh, è evidente che è stato commesso un errore a monte e queste attività non dovevano essere autorizzate 20 anni fa. Io credo che sia difficile oggettivamente immaginare un dietrofront totale. Quello che però si può ottenere, ed è quello che chiediamo, è un secco no a qualsiasi ipotesi di raddoppio delle attività estrattive. È un secco no e quindi una moratoria a ulteriori richieste e permessi e concessioni per trivellare la terra di Basilicata. E quindi è questo il fronte su cui ci stiamo muovendo e c'è anche una richiesta di fare quegli studi epidemiologici che fino ad oggi sono mancati e dei monitoraggi seri, anch'essi evidentemente fino ad oggi sono mancati. Queste sono le nostre richieste: moratoria, stop a nuovi permessi e concessioni a trivellare, monitoraggi seri e studi epidemiologici che sono mancati. È difficile riuscire a immaginare in un qualche modo di far sloggiare completamente l'ENI, la Total e la Shell dalla Val d'Agri e dalla Valle del Sauro. Però perlomeno che si dica stop. Cioè, tanto per essere chiari, in questo momento c'è un'associazione che si è definita dei 100 comuni che si oppone a che cosa? Chiede l'annullamento di una determina della regione Basilicata che di fatto autorizza ricerche petrolifere su un'area vasta 237 km quadrati, che comprende i comuni di Avigliano, Potenza, Ruoti, San Fele, Bella, Atella, Filiano, Baraggiano, Pietragalla e Pignola. Cioè, questo non è possibile. C'è un'intera regione che praticamente è, io direi, colonizzata dalle sette sorelle, dalle compagnie petrolifere. Credo che sia venuto davvero il momento di dire stop, basta. Sì, e poi anche e soprattutto cercare di capire come poter a questo punto ripristinare una situazione, diciamo, precedente, insomma, cioè cercare di recuperare i danni che sono stati fatti e Sperando che evidentemente i danni fatti che siano irreparabili, certo. evidentemente non siano irreparabili e siano recuperabili. Io temo che magari i danni veri, magari con qualche sito di bonifica di interesse nazionale che nascerà, li conteremo forse tra 10 o 15 anni. Però intanto è esattamente, è certo, quello che dici tu, dobbiamo cercare di capire bene quali sono stati gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana. E torno a bordo. L'unico studio epidemiologico disponibile ci dice che i cittadini della Val d'Agri nel triennio 96-98 si sono ammalati 2 volte in più rispetto ai cittadini del resto della regione Basilicata di malattie respiratorie e infiammatorie. Dopodiché, fatto quello studio epidemiologico, evidentemente qualcuno deve essersi spaventato perché di altri studi non abbiamo notizia. Poi Molto chiaro. evidentemente ci sono tutta una serie di dati, per Sì, infatti io esempio. proprio su questa, parlando un pochino anche di iniziative, volevo farti parlare, volevo chiederti, ho saputo appunto che il 16 di giugno davanti al Ministero della Salute c'è stata appunto una manifestazione dove è intervenuto anche Mario Staterini e Elisabetta Zamparutti, appunto eri presente anche tu. Ecco, ci sono state delle risposte, qualcuno vi ha ricevuto insomma qualche insomma conseguenza sperando che sia positiva di questa manifestazione, di questo appuntamento? Beh, intanto ti leggo questo. Dallo studio Current Cancer Profile of the Italian Region
gli autori sono dei medici, l'incidenza dei tumori tra i lucani è superiore a quella che si registra nel resto d'Italia, nemmeno nelle regioni del nord, che pure sono zeppe di fabbriche, i maschi presentano un'incidenza simile, tanto che, ipotizzando eventuali correlazioni con fattori ambientali, sono stati avviati supplementi d'indagine. E poi vedremo cosa ci diranno questi supplementi d'indagine, evidentemente. Sì, tu dicevi della manifestazione. No, sì. al momento nessuna risposta. Ma risposte non sono arrivate alle innumerevoli interrogazioni, a quasi nessuna delle innumerevoli interrogazioni che Elisabetta Zamparutti e i deputati radicali hanno indirizzato ai ministri dell'ambiente, al ministro dello sviluppo economico e al ministro della salute. La quasi totalità delle interrogazioni presentate sulla vicenda petrolio in Basilicata non hanno ricevuto nessuna risposta, o meglio, una risposta c'è stata. Il ministro Romani, in un'assemblea pubblica, credo di fronte a un'assemblea organizzata da Assomineraria, alla domanda che cosa state facendo in Basilicata, ha risposto: in Basilicata stiamo facendo dei buchi per terra. Ecco, i buchi per terra, però, lo ripeto, state attenti a dove li fate, perché se li fate nel posto sbagliato, e poi rischiamo di pagarne tutti il costo. Sì, buchi per terra, diciamo, è una cosa abbastanza semplificatoria, perché insomma in realtà poi si estrae qualcosa che sta sottoterra, che perlomeno poi, come sappiamo, anche nelle zone estrattive dà anche problemi poi in seguito di subsidenza, perché si abbassa il territorio, insomma, non esatto. È che sono buchi per terra, insomma, sono attività estrattive che sono anche causa di modifiche vere e proprie dell'orogenesi e della situazione anche altimetrica dei vari luoghi. Io chiedo a Roberto Maurizio, c'è un'altra domanda dalla chat. Sempre AS84 continua nelle sue riflessioni. Anche mettersi contro le multinazionali del petrolio potrebbe essere una lotta persa in partenza? Caro Asso, speriamo di no. Certo, siamo consapevoli della disparità di forze. Ti faccio un esempio. Nella stessa giornata in cui noi male armati, il 28 maggio, ci rechiamo nella Val d'Agri per far parlare agricoltori, allevatori che ci raccontano e per dar voce a chi non ha voce, nella stessa giornata questi spendono probabilmente qualcosa come 200.000 euro in pubblicità, magari per raccontarci che hanno sponsorizzato un torneo di calcetto o altre cose. C'è una disparità di forze, ci sono grossi interessi in campo, questo evidentemente di questo ne siamo assolutamente consapevoli, ma non per questo siamo disposti a desistere e ci ispiriamo a quel detto, diciamo così, del buon Ernesto Rossi, non mollare. Noi non molliamo sicuramente, non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Proprio sul non mollare volevo sollecitarti, Maurizio. Io ho saputo che a seguito appunto di questo tuo interessamento hai subito anche un certo tipo di trattamento e di risposta di tipo giudiziario, anche con una certa attenzione da parte delle autorità locali, motivate da assurde diciamo assunti. Ce ne puoi parlare, tanto per far capire anche questo aspetto che riguarda appunto questa tua battaglia? Volentieri. Quello che è successo in realtà è che quando abbiamo sollevato dei dubbi sulla qualità delle acque invasate nel Pertusillo e abbiamo posto una serie di domande e abbiamo anche tirato fuori dei documenti da qualche poderoso archivio, si è scatenato un poco di fila che, per esempio, a me mi hanno detto che ero al soldo delle multinazionali dell'acqua minerale. Quando poi abbiamo divulgato il risultato delle analisi che abbiamo commissionato a un laboratorio privato di Vasto, questo a gennaio, è successa una cosa davvero singolare. Io sono stato convocato in una caserma dei carabinieri, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Latronico mi ha chiamato, mi ha detto che volevano incontrarmi in quelli del NOE, che sarebbe il nucleo operativo ecologico di carabinieri. Ho pensato, accidenti, finalmente qualcuno vuole sentirmi sulle denunce che abbiamo depositato presso le varie procure della Repubblica. Ebbene, quando sono arrivato nella stazione dei carabinieri di Latronico, ho scoperto con una certa sorpresa che non erano interessati al contenuto delle nostre denunce, ma erano interessati a conoscere
conoscere le mie fonti per quanto riguarda la denuncia che avevo fatto sulla qualità delle acque del Pertusello. Quando ho posto un secco no, anche sul suggerimento del mio avvocato, fornire la fonte, di fatto sono stato trattenuto per 4 ore presso la stazione dei Carabinieri di Latronico, in attesa di una decisione del pubblico ministero che aveva mandato i NOE ad interrogarmi, che il pubblico ministero ha ritenuto che io non potessi avvalermi del segreto professionale, essendo un giornalista pubblicista, e ha disposto la perquisizione della mia abitazione. E hanno, a quel punto c'era anche il mio avvocato che mi aveva raggiunto, per evitare, diciamo così, guai peggiori, e cioè il sequestro dei vari hard disk del PC, eccetera, hanno unite sequestrato la mia corrispondenza di posta elettronica, oltre a noi, evidentemente c'erano anche due ufficiali della polizia. Quindi praticamente è stato colto non come un servizio praticamente che tu stavi facendo alla collettività, soprattutto un servizio a fini informativi, perché anche le popolazioni locali sapessero magari quanto accade e quanto è dannoso quanto sono dannose quelle attività, ma è stato colto, diciamo, come quasi un attacco al regime, diciamo, protuberanze dello Stato. Questo evidentemente lo dici tu e te ne assumi la piena responsabilità. No, scherzo. No, io dico che è stato colto. È curioso perché questi signori forse dovrebbero leggersi la convenzione di Aarhus, dovrebbero leggersi quello che dice l'articolo 5 di quella convenzione, il comma C in particolare della convenzione di Aarhus, dovrebbero leggersi anche quanto viene scritto in leggi della Repubblica Italiana. Evidentemente di tutto questo. Queste cose non le hanno tenuto in considerazione e hanno valutato che io avessi violato non so quale segreto d'ufficio, ma non può esserci nessun segreto d'ufficio su fatti che attengono la salute umana e su situazioni di inquinamento che possono rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, quindi non può esserci su questo nessuna violazione di segreto d'ufficio, e del resto questa è la tesi difensiva che prima o poi speriamo di poter sostenere di fronte al giudice dell'udienza preliminare, visto che, aggiungo, è da oltre un anno che attendo che questa capperi di udienza preliminare si faccia. Al momento siamo arrivati a un duplice rinvio e la terza il terzo rendezvous si terrà ad ottobre. Visto che io non punto affatto a una qualche prescrizione, ma voglio, pretendo, esigo di essere giudicato, dopodiché se valuteranno che sono stato colpevole di un qualche reato me lo dicano e mi condannino, però ho voglia, ma davvero voglia, di sostenere davanti al CUP e di sostenere magari davanti a in un'aula di giustizia quelle che sono le buone e ottime ragioni che ci hanno portato a denunciare delle situazioni e a sollevare, giustamente dico, dei dubbi sulla qualità delle acque invasate nel Pertusillo e non solo nella diga del Pertusillo. Quello che succede è che però c'è stato un assessore all'ambiente che ci ha detto a gennaio del 2010 che facevamo allarmismo, è arrivato addirittura ad accusarci di fare prati allarme. Evidentemente di fronte all'invito che io rivolsi all'assessore Santutini di denunciarmi, allora per procurato allarme, l'assessore Santutini si è guardato bene dal farlo e ci credo, probabilmente ha fatto bene visto quello che emerge e che è emerso e che continua, ahimè, ad emergere. No, io volevo soltanto, tanto per far conoscere anche a chi ci ascolta, che il mio sospetto, di cui appunto mi assumo la responsabilità, è motivato dal fatto che appunto dobbiamo dire che l'ENI è un holding, insomma, a capitale maggioranza pubblico, quindi sarebbe come un apparato strategico dello Stato che in qualche modo avrebbe diritto, insomma, di perforare qui e lì, però ovviamente ci sta tutto il discorso della salute che deve essere tutelata. Allora, ascoltami Maurizio, un'ultima cosa volevo chiederti, relativamente appunto alle ipotetiche alternative che si potrebbero ipotizzare per tamponare la necessità poi che abbiamo in Italia di energia, che ovviamente, e di produrre energia e non solo comprarla.
L'eolico sicuramente a questo punto è senz'altro meno impattante, meno devastante. C'è qualcosa di impianti di questo tipo? Ci sono in Basilicata? Sono efficienti, che tu sappia? Guarda, qui il problema è che qui ci rischiamo di inoltrarci in un discorso lungo, articolato e complesso. Ginepraio, famoso ginepraio. No, voglio dire, perché qui è evidente, in questo momento tra l'altro io invito chi è all'ascolto magari a leggere quello che ho postato su radicali.it circa 20 minuti fa, che è il titolo, credo che sia interessante, sì alle rinnovabili, al risparmio energetico, no alle speculazioni. Perché anche qui dobbiamo intenderci, a me sta bene, evidentemente sono assolutamente favorevole alle energie alternative, ancora più favorevole al risparmio energetico, favorevole alla rottamazione edilizia, favorevole a criteri costruttivi delle abitazioni o a interventi sulle abitazioni che ci consentano di aumentare il numero di abitazioni classificabili in classe A in questo paese, cioè abitazioni che consentono di consumare poca energia, dico il solare su tutti i tetti degli edifici pubblici, ma anche degli edifici privati, mi sta bene il mini eolico, in linea di principio mi potrebbe stare bene anche l'impianto eolico, però stiamo attenti, perché sull'eolico industriale si è innescata gigantesca speculazione, cioè nella sola Basilicata noi abbiamo autorizzato l'installazione di 1500 megawatt di potenza eolica, il che significa nella sola Basilicata qualche migliaio di torri. O abbiamo anche il dubbio che in qualche caso queste torri siano state installate in zone dove di vento ce n'è davvero poco. Questo perché il tutto è collegato al meccanismo degli incentivi, che dovrebbe essere analizzato e approvato. Quindi certamente io sono quelli che non potrebbe essere altrimenti che favorevole alle rinnovabili, è favorevole al risparmio energetico, è favorevole a tutta una serie di soluzioni, e sono consapevole come altri, come Rifkin, che dobbiamo cercare urgentemente una via d'uscita ai combustibili fossili, che tra l'altro sono in via di esaurimento, e ne vedremo delle belle anche su questo punto. Però credo che bisognerebbe riflettere anche sulla strada che stiamo percorrendo e sul tipo di incentivazione che stiamo dando sul fronte delle rinnovabili, mettiamola in questo modo. Bene, io credo che una prossima puntata della Valle dell'Agip potrà essere dedicata proprio a questo argomento, le energie rinnovabili, anche perché io parlo da una terra, quella del Salento, molto ventilata, dove anche qui i rischi che stava appunto tratteggiando Maurizio Bolognetti incombono, cioè quelli della speculazione, come è lo stesso anche per i pannelli solari. I campi che un tempo erano dedicati all'agricoltura, alle colture tipiche del Salento, si stanno sempre più trasformando in campi di pannelli solari. Ecco, sembrerà questo. Ma posso dare un suggerimento? Io credo che ci siano degli ottimi documenti e si possano trovare degli ottimi spunti di riflessione. L'invito lo rivolgo a chi dovesse essere in collegamento, anche in chat in questo momento. Vi invito a dare un'occhiata, ma davvero approfondita, ai documenti che sono disponibili sul sito Via dal Vento. Credo che lì potreste trovare degli ottimi spunti di riflessione. Perfetto, e con questo rimando fatto da Maurizio Bolognetti, lascio a te la chiusura Gianni, però resta in linea Gianni, salutiamo Maurizio Bolognetti. Ciao Maurizio. Beh, niente, a questo punto ci diamo appuntamento, organizzeremo un'altra puntata per fare un passo, diciamo, in avanti e parlare anche di rinnovabili in questa zona, dove peraltro, poi una cosa appunto ci vorrà un po' di tempo per approfondire, so che in alcune parti si sta indagando per sospetti infiltrazione della camorra per quanto riguarda gli appalti in queste torri eoliche, che poi dopo appunto si scopre che vengono fatte e vengono costruite in zone dove il vento non ce n'è, quindi chiara speculazione e offesa del territorio.
e quindi insomma ci vorrà poi un po' di tempo per approfondire questa cosa. Salutiamo Maurizio Bolognetti. Si conclude qui la seconda puntata della Valle dell'Agip. Ci sarà una terza puntata, speriamo ce ne siano parecchie di puntate, proprio per monitorare in continuazione quella che è la situazione dei problemi politici e ambientali della Basilicata e non solo. Raccogliamo l'invito di Maurizio Bolognetti ad andare su radicali.it e trovare tutta la documentazione che lui ci ha segnalato proprio per approfondire ancora di più queste tematiche. Bene, ciò detto, passiamo al...